Thank you Il poliziotto si si spaventa un attimo c'è un attimo di oh mio dio, e riesce a collegare. dirà. Buonasera ragazzoni, buonasera a tutti quanti. Come state? Spero che stiate bene e stiate meglio dei miei capelli, come al solito oggi, oggi cosa di cosa vi racconto? Vi racconto una storia terrificante tanto quanto sconosciuta in realtà, perché eh, allora, ahimè, la vittima, che si chiama Jason Sweeney, ha la tremenda sfortuna di avere un'omonimia con eh, almeno due altre persone famose. Quindi, digitando il suo nome, si trova questo artista e quest'altro forse scultore, scrittore, insomma, non ho capito esattamente cosa fanno, però... Eh, ahimè Jason Sweeney ha diverse omonimie però il nostro insomma protagonista di oggi in realtà non era per niente famoso e anche la sua storia non è diventata particolarmente famosa e però secondo me ha invece all'interno delle dinamiche molto interessanti soprattutto per quanto riguarda i gruppi per quanto riguarda le dinamiche di potere all'interno dei Gruppi di giovani. Di, di, di giovani adolescenti, perché quello che verrà fuori da tutta questa storia è che gli assassini materiali in realtà pare non avessero nessun problema psichiatrico, cioè che fossero persone in salute mentale e hanno fatto una cosa terrificante per motivazioni del cazzo. E stavano tutti bene a parte essere drughei, però stavano tutti bene. E dicevo, oh, ok, noia, eh, ma anche fare delle cose per noia denota il fatto che, cioè, qualche rotella al posto sbagliato ce la devi avere. Allora, entriamo un attimo in questa storia. Perché ci sono, secondo me, delle, anche delle belle riflessioni da poterci fare. Se siete genitori e avete dei figli che insomma. Cominciano ad andare a scuola, così non impanicatevi, è un caso isolato, non sono tutti così gli amici. Perché so che, eh, insomma, ci sono diverse persone che leggendo queste storie quando hanno dei figli poi cominciano a, a sviluppare delle paranoie nei confronti degli amici dei loro figli. Ovviamente, sempre un occhio di riguardo, quello ci sta, però non entrate nel panico. Allora, il tutto si consuma a Filadelfia che si trova nello stato della Pennsylvania, in particolare in un quartiere chiamato Fishtown che è un quartiere operaio dove, vi dove vivono molti cittadini che lavoravano come operai appunto nel conservificio che non ho capito esattamente cos'è un conservificio, se è un luogo dove fanno le conserve o un luogo dove fanno i conservanti, comunque il conservificio sul fiume Delaware, il conservificio ovviamente è chiuso da, da anni, però le famiglie, insomma, le, le varie generazioni sono rimaste lì. E eh, è diventato un quartiere multietnico, ma non un dove fanno i conservatori, grazie, Draven. <ride> ma non un quartiere multietnico in senso. Uh, cioè non immaginatevi un quartiere poverissimo con criminalità o cose sì c'erano delle sacche di eh, disagio sociale di criminalità ma tutto sommato era una, comu una comunità pacifica per lo più i, come dire, gli stranieri erano d'origine polacca o eh, irlandese poi ce n'erano anche altri ma, come dire, era un po' un piccolo paesello, si conoscevano tutti, cercavano sempre tutti di darsi una mano. E diciamo che se la città è immensa, ovvero Filadelfia, comunque il quartiere era piccolino, era un po' come una dimensione a sé, una piccola, un piccolo paese dove si conoscono tutti. Qui vive anche il protagonista, ahimè, sventurato di questa vicenda, ovvero il nostro Jason Sweeney. Che all'epoca dei fatti aveva 16 anni. Lui è nato il 29 luglio dell'86, quindi stiamo parlando del 2003. Comunque, del nostro Jason non sappiamo tantissimo, a parte il fatto che era un ragazzo piuttosto normale, nel senso che non è che avesse ehm, particolari comportamenti assurdi o avesse delle problematiche. Lui è un tipo più che altro riservato e tranquillo. Anche un po' introverso, ma allo stesso tempo, quando si incassava, riusciva ad essere bello schietto e non te le mandava a dire, cioè era uno molto diretto, molto sul pezzo quando lo facevi, gli facevi girare le balle. In particolare, a lui giravano le balle con i bulli, non le balle con i bulli, perché non sopportava il bullismo ed era il più grande difensore delle vittime di bullismo. Quindi, Veramente, uno dice, ma perché sempre i migliori? Dai! Cioè, ce ne fossero eh, di, di, di quelli che si prendono a cuore le vittime del bullismo e niente, invece fanno eh, una finaccia. Sempre i migliori, infatti. Piedadelfia è la città dell'amore fraterno, che cazzo, non si devono ammazzare lì, e invece si ammazzano anche lì. E invece si ammazzano anche lì. Sì, era una brava persona, era un bravo ragazzo, molto tranquillo, cioè non dava particolarmente problemi. Lui, eh, essendo appunto in questo quartiere, per quanto introverso e per quanto riservato, comunque lo conoscevano tutti, cioè tutti sapevano chi era, anche perché era appunto il difensore delle vittime di bullismo e di prepotenze. Quindi è eh, conosciuto, ha parecchi amici e frequenta anche diversi, diciamo, gruppetti di ragazzi. La sua famiglia è composta da due genitori e una sorella, il suo padre si chiama Paul, Paul Sweeney, e ha un'impresa di costruzioni, un'impresa edile, mentre Dawn è la mamma e lei lavora in banca, è un'impiegata di banca. Facciamo così buco che io vado a nanna perché domani sveglia... No! Tanto amore, tanto amore Vega, tanto amore. Salutava, lui salutava, lui, lui salutava, gli Hashashini secondo me un po' meno, però comunque eh, come dire aveva anche questa sorella Melissa che aveva un anno in meno di lui ed erano legatissimi, cioè da bambini erano sempre insieme, c'erano cioè, un sacco di foto di loro due che insomma si tengono per mano, giocano insieme, erano molto 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 uniti. E c'è cioè, effettivamente da dire che, eh, poi confermatemi <ride> o, o smentitemi se sbaglio, perché io non ho fratelli né sorelle. Ma ehm, mi pare di capire che quando nascono abbastanza vicini tra di loro, cioè se separarli c'è cioè, solo un anno, addirittura sono gemelli, si legano molto di più. Poi Magari dico una ovvietà: mi vuole, mio figlio ha avuto un'infanzia tipica del serial killer. Parlando con i suoi genitori, ho fatto domande a caso per escludere la triade di McDonald. Anche se loro dicono che è un bambino recuperato, a volte a uno sguardo mi fa pensare al fatto che un giorno lo vedrò in una delle tue live. Ma speriandi no, ma speriandi no. Allora. Erano comunque una famiglia in generale molto unita, cioè non solo i bambini tra di loro ma anche con i genitori e loro andavano sempre nel weekend a fare delle gite tutti insieme. Pensate che addirittura i vicini, gli amici li chiamavano i Beatles perché erano in quattro e stavano sempre insieme, questa famiglia meravigliosa, no? E quindi dai. Cioè, uno dice: cavoli, era, era, era pure un ragazzo fortunato. Stava in un ambiente familiare meraviglioso che la maggior parte di noi si sogna e niente. Comunque, lui alle elementari ha la sfortuna di fare amicizia con quelli che impareremo a conoscere tra poco. Ovvero i fratelli Coglia. Nicholas e Dominic Coglia che anche loro hanno un anno di differenza e Edward Betsy che adesso vi presento. Ora vedete che qua c'è anche un'altra persona, ma a quella ci arriviamo più tardi. Così ci avete anche i nomini sotto. Eh, lo so che vi piace quando vi metto anche i nomi sotto, così potete vederli in faccia uno ad uno man mano che li nomino. Allora, a faccia depresso, beh forse era un po' ansioso, però no, depresso no, depresso no. Allora, in particolare Edward, il primo che vedete nella, nella foto, era particolarmente legato a Jason, erano proprio migliori amici, tant'è che quando Jason andava a trovare i nonni in Florida si prendeva sempre con sé anche Edward che non avendo, insomma, disponibilità economiche particolari, si faceva pagare il viaggio dai genitori di, di Jason. Quindi, come dire, anche la famiglia di Jason era legata a Edward e comunque passavano molto tempo insieme. Cioè, avete capito proprio, gli dai, gli amici d'infanzia che comunque ci condividi un po' anche i genitori e i genitori di uno fanno un po' da genitori dell'altro e viceversa, no? Infatti anche la famiglia di Edward Quando facevano qualche gita O andavano nella spiaggia lì della zona Invitavano sempre Jason Insomma si scambiavano sto figlio di qua e di là No? Nicholas era in classe con Jason Quindi hanno la stessa età Mentre Dominic aveva un anno in più Ed era diciamo appunto Una classe più, più avanti Questi due erano molto più isolati degli altri, perché sono appunto fratelli, stavano sempre insieme tra di loro, non è Edward Cullen, smettete, stavano sempre insieme tra di loro, loro tra l'altro sono cresciuti eh, in una famiglia composta da un papà single, cioè c'era un padre eh, single, loro hanno perso la, la mamma quando erano piccoli, lui non si è mai risposato, non ha mai insomma ricostruito una vita con un'altra compagna, quindi... Sono due maschi cresciuti da un maschio singolo. Per cui rimangono anche abbastanza insomma isolati rispetto agli altri. Ehm, uscivano sempre tra di loro, inizialmente stavano sempre tra di loro, però a un certo punto Edward e Jason cominciano ad avvicinarsi. Cominciano ad avvicinarsi, gli, gli ruotano un po' intorno, tanto testosterone, esatto. E alla fine... Riescono insomma a farsi accettare e creano un vero e proprio gruppetto di ragazzi. Stiamo parlando di bambini, eh? siamo alle elementari, quindi elementari e medie le passano insieme. Edward, però, crescendo, sarà il primo che comincia ad avere dei problemi con la legge. Cioè, il nostro piccolo Edward, per quanto avesse 11-12 anni, si divertiva a scassinare le auto e a commettere piccoli furti. Quindi è iniziato proprio... Cioè, ha iniziato presto a dimostrare la sua... Ehm, cioè, la sua vena, ecco, la sua delve. Un ragazzo per bene, sì, esatto. Tra tu lo guardi in faccia, scusate, le foto sono piccoline, però... Cioè, Guardatelo in faccia, sembra un angioletto rispetto agli altri. Che poi vi presenterò anche Justine, Ma ehm, è, que è quello che dici. Ma no, dai, cacchio! Sembra il bambino della Kinder, il ragazzetto su, 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 sulle barrette Kinder. Invece no, invece era proprio cattivo, cattivissimo. Carino, un piccolo antisociale. Sì, esatto, sì, un, un piccolo disturbo della condotta grave. <ride> Comunque, insomma, quando vanno alle superiori, però, come spesso accade, si perdono di vista, insomma, la loro amicizia sfuma e finisce in maniera organica, diciamo, naturale. Cioè, nel senso che non è che avessero litigato, che fosse successo chissà che... Semplicemente la gente si perde di vista, sicuramente vi è successo anche a voi. Ok, allora andiamo avanti. Scusate, intanto mi scrivete delle cose, mi confondete il mio cervello, perde le sinapsi, perde un, un colpo di sinapsi. Bene, vi ho detto insomma, alle superiori si separano fino, però, al 2003 anno nel quale, appunto, a 16 anni Jason decide di lasciare la scuola, ma non perché era uno scapestrato, non perché eh, insomma non avesse voglia di studiare o cosa, ma perché aveva le idee molto chiare. Lui sognava di entrare nella marina militare. Negli Stati Uniti, voleva assolutamente intraprendere questa carriera, ne era certissimo, dritto proprio come un soldato, e quindi decide a 16 anni di lasciare gli studi e eh, andare a lavorare fino a che, appunto, non sarebbe entrato in marina con suo padre nella impresa edile di famiglia. Quindi. Lascia la scuola e comincia a lavorare per questo. Tra l'altro, ragazzi, lui è un ragazzino incredibilmente determinato in questo suo sogno e sapeva a 15 anni, perché poi la scuola lascerà solo a 16, ma lo sapeva anche prima, a 15 anni lui sapeva esattamente cosa voleva fare nella vita e non è che cambiasse idea ogni 3 secondi, cioè io a 15-16 anni... Credo che cambiassi, ma veramente cambiavo idea di quello che volevo fare da grande ogni tre giorni, cioè non avevo assolutamente idea, non avevo minimamente idea. E vi dico la verità, forse ancora oggi non so cosa voglio fare da grande, cioè vi giuro, è, è una problematica notevole. Lui invece incredibilmente pam, lo sa, lui lo sa quello che vuole fare. Quanto li odio, comunque. Lui, tra l'altro, era già stato accettato alla Valley Forge Military School, quindi eh, era tutto contentissimo di poterci andare alla scuola dei suoi sogni, avrebbe solo dovuto aspettare di avere l'età giusta per essere ammesso. Ahimè, ragazzi, l'età giusta per essere ammesso purtroppo Jason non la raggiungerà mai proprio perché è stato vittima di un terribile omicidio. Ma eh, lasciata la scuola, questo è il punto: perché lasciata la scuola Jason ovviamente non frequenta più i suoi compagni di scuola, i suoi amici che si era creato alle superiori, ma ricomincia a frequentare i vecchi amici delle elementari e delle medie. Sti qua, sti sfighe qua. Infatti in particolare lui riallaccia prima con Edward Bazzig, che era appunto il suo vecchio migliore amico, e successivamente anche con i fratelli Coya, perché poi Edward in realtà non aveva mai perso di vista gli altri, erano rimasti un gruppettino da tre. E questo è un dettaglio importante, perché nella formazione della psicologia di gruppo dobbiamo tenere anche ehm, in considerazione le origini di questo gruppo e lo sviluppo di questo gruppo. Cioè, il gruppetto di amici si è creato ad elementari, ma Jason a un certo punto si è allontanato e ha fatto un po', come dire, un percorso completamente diverso da ben pensante rispetto invece loro che sono finiti nel baratro dell'abbandono. Nel senso che eh, questi tre sono rimasti sempre insieme, è un caso abbastanza simile a Skylar Nese, anche se l'ambiente è diverso. Um, loro tre sono sempre rimasti insieme, hanno perseguito la, cioè la, la, la via del, della perdizione: nel senso che sono ragazzini che vivono una vita disagiata, vivono con delle famiglie purtroppo molto abbandoniche, nel senso che non gli stanno dietro più di tanto, anzi niente. Si danno al, alla piccola criminalità e eh, fumano e si drogano e sono degli alcolizzati. Ora, il passaggio da bambini un po' birichini a dei criminalotti ha avuto un suo iter, al, al, al quale Jason non ha partecipato. Quindi le nuove, diciamo, norme del gruppo, i nuovi mh, stili di vita di questo gruppo si sono sviluppati senza Jason. Quando Jason è ritornato a frequentarli, loro lo hanno accolto ben volentieri, soprattutto perché era quello che aveva più soldi e poteva anche offrirgli cosa da bere o poteva pagargli qualcosa. Perché vi ricordo che. Jason era uno che si faceva un culo tanto a lavorare nell'azienda del padre. Si faceva il culo ma guadagnava anche altrettanto perché Jason guadagnava 500 dollari alla settimana, cioè lui guadagnava 2000 dollari al mese. Che ragazzi è tanto per tutti ma per un sedicenne è veramente tanto. Insomma, mentre gli altri del gruppo erano finiti proprio sulla cattivissima strada, pensate che. Edward era quello messo peggio in quel momento e a 16 anni era proprio un drughè e un ubriacone. Eh, a Jason non piaceva assolutamente il suo stile di vita, tant'è che lo riprendeva più e più volte. Allora, diciamola tutta. Jason stava bene con questi perché si divertiva, perché insomma li trovava simpatici, perché quando loro facevano le bravate, Jason... Stava lì, guardava, non partecipava, ma comunque eh, in qualche modo lo divertiva e si faceva qualche cannetta con loro e già Jason gli sembrava, no, eh, una cosa incredibile, no? Ci facciamo le canne sul muretto e dai! E questi qua, che invece tiravano giù di eroina, tiravano giù di cocaina, sempre ubriachi, quindi per loro Jason era un po' lo sfigatello, mentre Jason si sentiva già incredibile perché si fumava. Due Spinelli con loro, ecco questo era lo, il grande divario tra Jason e gli altri tre. Tra l'altro, insomma, lui spesso e volentieri si fermava a dirgli: Oh ragazzi, però, dai, così vi rovinate la vita, ma non avete dei sogni, ma perché non lavorate sul vostro futuro? Io non vedo l'ora di entrare nella mia scuola militare, bla 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 bla. E eh dai, però smettete di fare così perché la droga vi rovina. Cioè, era anche quello che cercava in qualche modo di tirarli fuori dal loro ambientaccio e dal loro brutto stile di vita. Questo brutto stile di vita non piaceva ovviamente nemmeno ai genitori di Jason, che lui ovviamente non faceva il segreto dell'amicizia che aveva con questi ragazzi. E i genitori, in particolare con Edward, visto che Edward ha sempre fatto parte della loro famiglia quando era più piccolo. E poi lavorerà anche Edward nella ditta e edile del padre di Jason. Eh, in particolare, insomma, erano un po' preoccupati per le frequentazioni del figlio. Anzi, lo erano molto. Allora, eh, adesso vi ho parlato di Edward perché era quello più vicino, diciamo, alla famiglia di Jason. Ma. C'è da dire che anche Dominic e Nicholas non erano proprio ben visti eh, sia nel quartiere ma anche da, da, dai genitori di Jason. Quindi erano parecchio preoccupati rispetto a questa sua frequentazione. Però non potevano impedirgliela totalmente. Anche perché, eh, insomma, un ragazzo che guadagnava i suoi soldi era indipendente e non potevi, certo, dirgli: no, adesso non esci più con questa gente. Insomma. Nicholas, per dirvi il tipo, era diventato un skate boy. Allora, ci saranno diverse parole in inglese che vi dirò oggi: delle, delle definizioni. Perché per ricostruire questo caso ho seguito soltanto fonti in inglese, perché in italiano proprio non c'è nulla. E quindi mi piaceva proprio riportare letteralmente come venivano descritti questi personaggi. Quindi Nicholas era uno skater boy, una girl, una girl, che Avril Lavigne veramente sarebbe andata giù di testa. E infatti era il 2003. Ed era anche molto bravo con lo skater. Esatto, con, con l'otto, ha scritto con l'otto. Sì. <ride> Uh, cantando la stessa canzone cioè, Ma infatti, infatti Comunque lui era bravissimo con lo skate Avrebbe potuto fare di meglio nella sua vita Perché dici almeno è cioè, Uno che si impegnava riusciva a imparare a fare le cose bene Quindi sicuramente qualcosa avrebbe potuto fare nella vita E invece no Però il leader Il vero leader Era Dominic Che come vedete Effettivamente è quello che ha la faccia più uh, Boh forse più inquietante Dei, dei tre Comunque, lui era, era il leader, era il bad boy che andava in giro col chiodo a fare anche il figo e, e un po' piaceva alle ragazzine, quelle un po' così, un po' croce rossine, diciamo. Ok, um, ovviamente, come vi dicevo prima, tutti e tre consumavano regolarmente droghe pesanti, mentre Jason, insomma, li guardava un po' così e si faceva qualche spinello. Questa cosa a lungo andare crea tensione nel gruppo perché se è vero che da bambini insomma erano tutti uniti, non c'era niente a separarli, adesso il fatto che Jason ci abbia un po' la puzza sotto il naso perché loro lo interpretavano così, cioè lui che gli diceva ragazzi, però dai, non vi rovinate la vita con la droga. Per loro era un quanto te la tiri, cioè adesso veramente ci vuoi anche fare la lezioncina perché c'è il papi che ti paga i soldi perché c'hai i big money, eh? Te la tiri per questo e quindi ci dai dei, dei, dei drughe, no, noi non siamo solo drughe, noi siamo dei bad boys maledetti schatlerboy. Quindi niente, c'era un po' questo. questo. Questo battibecco tra di loro. Allora veniamo al quarto personaggio, che è sicuramente quello forse più interessante. La nostra. Giustina. che vedete ha già un insomma si presenta già come una <ride> tipa abbastanza ombrosa abbastanza non lo so mi sa proprio da, da famiglia Adams da adagio adagio mi senti malvagio ecco lei effettivamente è un po' così è una, è una tipa ver veramente particolare una Manson girl e Albe hai incredibilmente eh, detto una cosa giusta perché poi vedremo che c'è anche un, una cheat alla Manson Family in, questo, in questa storia allora, tramite gli, questi amici insomma Jason conosce la sua prima cotta l'amore cioè proprio lui impazzisce per sta giustina, per questa ragazza che poi loro pronunciano con Justina Justina però noi la chiamiamo Giustina perché così possiamo sempre rimembrare Leone il cane fifone. Ecco, sì, così lui gli si apre l'amore, quello, quello puberale. Cioè, insomma, era un ragazzino, 16 anni, la sua prima cotta. Gli piaceva da morire, Giustina, che aveva 15 anni, aveva un anno in meno di, di lui. Lei si chiama appunto Giustina Morley ed è una ragazza estremamente problematica. Giastina mm, perché è problema? Allora c'è anche da dire questa cosa qui. Jason l'abbiamo un po' inquadrato. Non sappiamo tantissimo di lui, ma l'abbiamo un po' inquadrato. A lui piace aiutare le persone. Fin da quando è bambino si mette in mezzo tra il bullo e la vittima per salvare la vittima. Ha un po' questa spinta da, da salvatore, no? da eroe. Quindi, indubbiamente, sindrome del croce rossino, esatto. Quindi, indubbiamente, non poteva che innamorarsi di una ragazzina maledetta. Prendetela con le pinze, maledetta, tra virgolette, no? Quindi, chiaramente, ha scelto la più difficile che c'era sulla piazza in quel momento. Perché Giustina è stata, eh, come dire, lei non ha il papà, è cresciuta soltanto con la mamma, e ha questa mamma terribilmente instabile, nel senso che non riesce davvero a stare dietro alle esigenze della figlia, non riesce a gestire questa ragazzina che sta cominciando a diventare molto, molto, molto problematica, non è mai riuscita ad imporsi. E probabilmente questa madre a me ha dato delle feels un po' da depressione, però non lo so perché non ci sono tantissimi dati a riguardo, è una mia impressione. Comunque. Vi basti pensare che sta ragazzina comincia a fumare marijuana da quando ha 10 anni. Cioè, a 10 anni si fa il primo spinello e poi dici perché non cioè, nel senso, se a 10 anni mi faccio lo spinello, a 12 comincio con la cocaina, a 13 con l'eroina. Questo ovviamente non per dire che la marijuana è una droga di passaggio perché la maggior parte delle volte non lo è, quindi non prendete, non, non, non raggiungete questa conclusione dalle mie frasi ovviamente. Ehm, dopo l'esame di quinta elementare doveva festeggiare, esatto, <ride> quindi capite che comincia prestissimo a rovinarsi la vita e la mamma non è assolutamente in grado di gestirla, di impedirle di farsi del male in questo modo. 14 anni faccio a sex worker, hai detto bene, sì, a 14 anni, anzi, prima. Comincia a fare la sex worker e non proprio, diciamo, sex worker professionista, ma lei, visto che aveva solo 13 anni e aveva bisogno di soldi. Comunque ecco, se una ragazzina di 13 anni si dà alla droga, e droga costosa, perché stiamo parlando di cocaina ed eroina, come fa a procurarsi i soldi? Dici a qualche furtarello di solito le ragazzine purtroppo tendono a scambiare la droga con il loro corpo e quindi questo è quello che faceva lei cioè lei con gli, insomma, i vari drug dealer che trovava offriva il proprio corpo in cambio delle sostanze quindi sì eh, una proprio gioventù bruciatissima bruciatissima Pensate che poverina, questa qui, prima ancora di iniziare tra l'altro con le droghe, a dieci anni inizia a tagliarsi. Quindi, eh, insomma, autolesionismo. Voi sapete che eh, per un croce rossino come poteva essere Jason, una ragazza che si taglia, cioè, è l'emblema della ragazza da salvare, ok? Quindi capite anche perché si era preso sta cotta. Uh, estrema per lei a 13 anni mamma mia poveretta eh sì, eh sì eh sì siamo in una situazione davvero insomma a, a, ai, limiti, ai limiti poi il periodo che andavano gli emo è vero è vero Maricamachi grazie mille Maricamachi uh, allora c'è da dire che gli emo aspetta fammi pensare un attimo il 2003 è quando andava gli sì. Sì, perché poi lei aveva 15 anni. Sì, 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 sì. Sì, è vero. Era il periodo degli emo. Quindi, a 10 anni comincia a tagliarsi e l'anno precedente a quello dell'omicidio, quindi parliamo del 2002, era stata ricoverata dopo un tentativo di suicidio. Una roba pesissima. Perché lei, prima... Sentite poi, tra l'altro, una cosa inquietantissima che l'ha trovata la mamma così... Cioè, lei scrive una lettera di addio sulla porta della sua stanza all'interno, ovviamente. Justina mi sa di Borderline, sì, Blue Price, sì, sa anche a me di Borderline, molto probabilmente eh, era quella la direzione. Comunque, lei scrive questa lettera d'addio sulla porta della stanza. Poi, per essere proprio sicura di morire, si prende prima delle pillole, butta giù tantissime pillole, e poi si taglia le vene dei polsi, delle ginocchia e delle caviglie. Cioè, io ragazzi, da parte di Robin e Alfred, ragazzi Batman, grazie mille, cioè... Io non ho mai sentito, forse sono io che non ho sentito abbastanza storie di, di questo tipo, ma non ho mai sentito qualcuno che volesse morire così tanto da tagliarsi le vene di tutti i luoghi dove è possibile dissanguare. Cioè questo, esatto, esatto, viandante, cioè, questo fa pensare che la ragazzina non fosse così, voglio attirare l'attenzione, mi faccio i tagli sui polsi, perché poi sono una ragazzina che mi si taglia, no? E quindi magari voglio tirare l'attenzione facendolo un po' più. del solito, no? Cioè, questa voleva morire davvero. Esatto, Albe, esatto, cioè voleva morire davvero. Raga, 12 anni, a 12 anni tu che decidi di toglierti la vita in maniera così, proprio decisa e repentina. Madonna santa, quindi capite che Giustina, insomma aveva una situazione davvero molto difficile. Quindi la ricoverano perché la madre riesce a trovarla in tempo, riesce a soccorrerla, quindi dai, la madre almeno una cosa ha combinata e insomma, viene ricoverata in ospedale, prima la curano a livello fisico e poi chiaramente le dicono: "Ha bisogno di un ricovero in psichiatria la ragazza perché Insomma, a 12 anni essere così certi di uccidersi non è assolutamente un buon segno, ma può essere recuperabilissima. E cosa fa Giustina? Lei dice a sua mamma che se non l'avesse portata via immediatamente dall'ospedale e non avesse impedito un ricovero in psichiatria, lei allora sì, si sarebbe tolta la vita veramente. Se invece l'avesse portata a casa si sarebbe risparmiata la vita. Allora la mamma che si ritrova in questo ricatto pur di non, insomma nella paura che poi magari i medici non fossero in grado di fermarla o di tutelarla, cade vittima del ricatto e porta la figlia a casa. Quindi in questo modo non ascolta i consigli dei medici, non le garantisce una cura mentale e la riporta a casa solo una volta che le ferite sono guarite. Questo è... è triste, è tristissimo perché Giustina ha 12 anni e riesce effettivamente a giustarsi la mamma come vuole, cioè, si capisce anche bene che eh, è abituata a far fare alla mamma quello che vuole, addirittura andare contro a dei professionisti che le dicono di rimanere insomma, in cura e si impedisce da sola di avere la vita salvata perché se Giustina quel giorno anziché ricattare sua mamma si fosse lasciata curare in qualche modo forse non sarebbe andata come è andata poi forse magari l'anno successivo non avrebbe cominciato a dare di cocaina ed eroina e a vendere il proprio corpo comunque la nostra Giustina a 15 anni cioè quando conosce Jason era definita non solo una ragazza perduta, ma, e qui cito proprio testualmente le fonti inglesi, una se serial dater. Io quando ho visto la serial dater ho detto, no, vabbè. Cioè, è un modo super elegante per dire che la dava via come il pane, sostanzialmente. Ma abbiamo anche capito perché. Però non solo per quello, insomma, si, si divertiva, insomma, era una, era una tipa sportiva, dai, era una tipa sportiva, come si dice in Roma. <ride> sì, era una che aveva tanti, tanti, tanti ragazzi. Venerdì 30 maggio del 2003, il giorno prima dell'incontro tra eh, Giustina e la famiglia di Jason, Jason non farà mai ritorno a casa. Perché? Scusate, mi sono, mi sono saltato un pezzo. No, ho saltato un sacco di pezzi, sono proprio. <ride> <ride> ho letto questa cosa e ho detto: Perché sei già qui? E non ho letto lo stesso, scusatemi. Sono andata avanti con gli appunti, mi sono saltata completamente un pezzo. <ride> perdonatemi. Perdonatemi. Comunque, ecco, non è rimasto niente, Arteo. Mi sono, sono cioppata il cervello. Infatti, ho letto sta cosa ho detto: Che cosa stai dicendo, Perdono. Comunque, insomma, dopo questo fatto che lei è andata in ospedale e tutto il resto, Giustina viene anche espulsa dalla scuola. Quindi perde addirittura, <ride> scusatemi, Scus <ride> scusatemi. Quindi perde anche tutto quell'ambiente che poteva essere salvifico come la scuola. E si ritrova a studiare da casa per una uh, scuola privata, diciamo. Quindi uh, frequenta poi sempre di più quella che è l'ambiente della strada. Ok, questo era il background di, di Giustina. Ma torniamo alla relazione con Jason. Loro si erano conosciuti da. <ride> Se erano conosciuti da 5 giorni, da 5-6 giorni. Jason era orgogliosissimo di avere trovato la patonza Gli piaceva tantissimo questa ragazza, gli piaceva così tanto che nonostante fosse una bad girl, nonostante fosse una serial dater, lui comunque vuole presentarla alla sua famiglia. In particolare alla sua mamma. Abbiamo visto che loro nei Beatles, no? erano tutti molto uniti, quindi si dicevano tutto e lui ha sempre raccontato di questa qui che gli piaceva quindi quando lei gli ha detto sì lui adesso vuole presentarti alla mia mamma però che carino dai che carino ok quindi era tutto emozionato e orgoglioso e decide di approfittare della festa di del compleanno di sua sorella Melissa per invitare anche Giustina alla festa di compleanno a casa della sua famiglia e presentarla alla sua famiglia ma, come vi dico, questo è il punto dove ero prima, venerdì 30 maggio 2003, il giorno prima del compleanno di Melissa e quindi dell'incontro tra Giustina e la famiglia di Jason, lui non tornerà mai a casa. Cioè lui esce il venerdì, nessuno sa dove sia andato, sono uscito così nel pomeriggio, lo aspettano di ritorno a casa la sera, non torna e... Se non torna il venerdì sera un adolescente di 16 anni, sì, è sempre stato bravo, è sempre stato mh, corretto, insomma, ha sempre detto dove andava e quando tornava, ma ha sempre 16 anni ed è sempre quello che ha appena trovato la morosina. Quindi, se quel venerdì sera lui non è rientrato a casa, i suoi genitori, più che preoccupati, erano un po' incazzati, però hanno anche detto, oppure oh, no. È sempre stato tanto bravino responsabile. Adesso, quando arriva a casa, gli facciamo un culo così. Ma Vabbè, dai, è una brava, dai suoi ragazzi! E quindi i genitori inizialmente non si preoccupano più di tanto, però Jason non torna a casa nemmeno sabato sera. A questo punto i familiari di Jason, quindi i genitori e la sorella, Impazziscono e vanno nel panico, ma come giusto che sia, e cominciano a chiamare tutti gli amici di Jason. Tutti. Ma nessuno pare averlo visto né sentito. Pare che, eh, insomma, nessuno sappia che fine abbia fatto. Alcuni dicono che avevano appuntamento con lui, ma lui non si è mai presentato, quindi non si riesce nemmeno a capire qual è esattamente il momento in cui lui è scomparso. Ma visto che Jason è scomparso soltanto da 24 ore all'epoca la polizia della, della Pennsylvania non accettava denunce di scomparsa, se erano passate solo 24 ore. E poi pensavano subito quindi a un allontanamento volontario anche perché era il weekend, è eh? un sedicenne, eh? e quindi non gli fanno depositare la denuncia. Ah, cazzata! Sì, cazzata! Soltanto lunedì 2 giugno, quindi quando ormai eh, Jason mancava da tre giorni, i genitori possono depositare finalmente questa denuncia, chiamare la polizia. E insomma, arriva la polizia eh, a casa loro, prendono un attimo di informazioni sul ragazzo scomparso e una cosa in particolare accende la lampadina del cervello di questo poliziotto perché i genitori gli dicono guarda, non sappiamo esattamente come fosse vestito quel giorno perché non l'abbiamo visto uscire però lui veste sempre in modo molto prevedibile cioè lui metteva sempre questa maglietta nera sopra dei jeans proprio base, basissimo a quel punto il poliziotto si, si spaventa un attimo c'è un attimo di oh mio dio e riesce a collegare Dirà, abbiamo trovato un ragazzo che potrebbe corrispondere alla descrizione. Infatti, sabato 31 maggio, ovvero il giorno successivo alla scomparsa di Jason, quando ancora loro non potevano denunciare ma volevano, la polizia di Filadelfia aveva ricevuto una telefonata perché era stato trovato un cadavere in una zona boschiva della città, zona che si chiama. The Trail ed era a un chilometro e mezzo da casa di Jason, quindi non tanto lontano da, da casa sua. Cos'era successo? È brutto così, è brutto un bel po'. Se non sbaglio gli Ember Alert sono stati introdotti dopo il caso di Skylar, sì, sì, esatto. C'erano due ragazzini, sempre due adolescenti, che erano lì che passeggiavano per il bosco e hanno visto quello che a loro sembrava delle ossa insanguinate. Quindi, pensando che fosse un animale, si avvicinano per cercare di capire, insomma, che tipo di animale fosse. E ragazzi, loro avevano visto delle ossa insanguinate, e era morto il giorno prima. Insomma, pensavano fosse un animale, invece, quando si avvicinano, capiscono che questo aveva dei vestiti, e quindi non poteva essere un animale. Chiamano immediatamente la polizia è come è possibile già le ossa. Capirete, capirete. Infatti quando la polizia arriva sul posto rimangono veramente sconvolti, esatto, lo hanno ridotto malissimo. Rimangono sconvolti dalle condizioni del corpo perché a parte che ci sentono pure male, ma le ferite, cioè non erano ferite, cioè questo corpo non era neanche più un corpo. Erano Cumuli di ossa e sangue e carne dappertutto, c'è cioè un macellaio praticamente. Infatti aveva delle ferite orribili, sia per quantità sia per gravità, perché erano profondissime. In particolare, si sì, lo hanno proprio dilaniato, lo hanno dilaniato. In particolare la zona del volto, cioè il volto non c'era più, non aveva più la faccia. Cioè, praticamente era completamente schiacciato, non, non c'era più un volto, non c'era la testa, non c'era più niente, era tu, tutto schiacciato. E c'erano i denti del povero che poi scopriremo come essere Jason. C'erano i denti sparsi per tutta la scena del crimine, tant'è che hanno dovuti raccogliere uno per uno e alcune parti del volto non vennero mai trovate. E anche lì non si sa che fine abbiano fatto queste parti del volto. Disumano, veramente, veramente, veramente. Ora, siccome trovano questo corpo, ovviamente non identificabile perché il volto non c'era, i documenti non c'erano, ma eh, si vedeva che era stato derubato perché c'erano degli oggetti in giro, insomma, avevano capito che era stato derubato. Conclusero che molto probabilmente si trattava di una rapina finita male. E quindi eh, si guardano un po' intorno e trovano anche le armi del delitto. Tra l'altro, mi viene anche da dire: Ma come ti viene in mente di pensare che possa essere stata una rapina finita male? Finita male? Cioè, nel senso, hai lasciato un, un essere umano che era in condizioni veramente. Una rapina, cioè uno per rubarti il portafoglio ti, 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 ti lascia in quelle condizioni lì. Cioè, finita malissimo, ah, è iniziata anche malissimo, voglio dire. Cioè, siccome sì, no, è eh, appunto, io avrei pensato più a un orso. Guarda, effettivamente, era la procura di Trieste. No, no loro allora avrebbero detto che era suicidio, sicuro, era suicidio. Vabbè, comunque trovano le armi del delitto lì vicino, trovano un pietrone insanguinato, una pietra grossa così, e un martello. Ok. Il problema è che questo corpo era talmente distrutto che le autorità conclusero, così dall'abbigliamento più che altro, che potesse essere un uomo bianco, di età compresa tra i 30 e i 40 anni. E in quel momento chiaramente non combaciava con nessuna denuncia di scomparsa. Sen cioè, la fortuna è stata che quel poliziotto che ha raccolto la denuncia di scomparsa dei genitori di Jason ha collegato il vestiario di quel corpo con quello di Jason perché loro davano per scontati che si trattasse di un uomo grande. Devo smettere di mangiare. <ride> no, mi dispiace Ivana, mi dispiace. Con quanta cattiveria poi, con quelle facce neanche le rapine su GTA, <ride> riuscirebbe a finire, ma infatti. Ma infatti. E sulla base delle, um, dei vestiti, molto probabilmente, come fai a scambiare i denti di un uh, 16 o sedicenne per quello di un quarantenne? Allora, i denti non erano neanche più, cioè non c'era neanche una bocca, ragazzi, non so come dirvelo. I denti li hanno trovati sparsi così, mezzi rotti in giro. E non, non riuscivano neanche a fare l'analisi la, delle impronte dentali proprio perché non c'erano neanche tutti i denti, non, non si trovano più, non c'è più niente nella sua faccia. Insomma, avevano però le mani che erano ancora intere e quindi riescono a raccogliere le impronte digitali, il DNA, ma niente corrispondeva insomma, con le denunce. Sport fino a quel momento, fino a che appunto non, non, non è arrivato quell'agente di polizia che ha collegato grazie alla denuncia dei genitori di, di Jason. Siccome il corpo che ancora non era identificato si trovava all'obitorio, accompagna questo agente di polizia: accompagna la sorella e il papà, la mamma non se la sente, poverina, da fare questo eventuale riconoscimento. Ecco. Qui io ho sentito l'intervista della sorella, è veramente straziante perché quando glielo mostrano loro non, non sono in grado di riconoscerlo perché non era una persona quella che stavano vedendo e quindi non riescono a, a dire sì, è mio fratello, sì, è mio figlio o no, non, non sono in grado fino a che non si rendono conto. <coughs> Che questo cadavere aveva al collo una collanina. E quella collanina era una collanina di San Giuda. Ora, io quando ho letto, peraltro tra l'ho tradotto dall'inglese, no? Quando ho detto San Giuda ho detto no, qui c'è qualcosa che io sto traducendo male. Sicuramente San Giuda non esiste invece esiste San Giuda esiste che non è il Giuda traditore quello del bacio a Gesù Cristo che poi eh, lo tradirà non è Giuda Iscariota ma è Giuda Taddeo Giuda Taddeo, tra l'altro, è uno dei santi meno ricordati perché tutti quanti lo confondono con Iscariota e quindi dicono: Oh, questo santo non lo voglio assolutamente nel mio calendario. E invece eh, no, non c'entra nulla. Povero, povero Giuda Taddeo, che aveva solo la sfortuna di chiamarsi come Giuda quell'altro, e lui quindi è il santo patrono delle cause perse. Cioè, ma mi viene da dire: Ma potrei essere più sfigato santo? Cioè, nel <ride> senso. Poverino, cioè, poveri cioè, già ti chiami Giuda. Poi ti mettono anche al patrono delle cause perse <ride> Avecchiati. Ah, Le <ride> <Deve> cause impossibili, <ride> esatto. Esatto, è il mio santo. Perfetto, Pre pregate tutti San Giuda perché veramente... <ride> Scusatemi. Sono un po' allergica. <ride> Vola. <ride> La nera ha preso il volo. Ora tutto ha un senso, ecco, ecco, ecco. Poi, altro elemento che permetterà il riconoscimento di questo povero ragazzino è una vecchia cicatrice che lui aveva su un palmo della mano, che era proprio una cicatrice che gli andava, gli attraversava tutto il palmo. Essendo le mani una delle poche cose rimaste intere, c'era ancora questa, questa cicatrice e quindi i familiari hanno potuto confermare. Che si trattava effettivamente del corpo di Jason, e questo è stato un momento terrificante proprio perché, cioè, pensate anche a questi che vedono il corpo in quelle condizioni. E inizialmente, la prima, il primo pensiero che fai è: No, non è lui, non lo riconosco, non ha un volto, non ha, non ha, quindi non è lui. Ah, meno male. Poi vedi la collanina. Eh. Quei brandelli che non ho trovato potrebbe averli mangiati loro. Ma più che mangiati potrebbero esserseli portati via o averli buttati da qualche parte perché erano appunto parti di volto che magari avrebbero reso riconoscibile la vittima. Non lo, non, non lo so, questo non lo sappiamo che fino hanno fatto le parti che non ho trovato. Judlo, ok Queen, <ride> grazie per, per l'info. Allora... Quindi non appena riescono a dare un volto alla vittima, gli inquirenti possono cominciare a fare le indagini. Ora, vedete che per esempio questa è una situazione che stiamo vivendo in questo periodo in Italia, perché sono venuti fuori davvero tanti corpi senza identità, tanti corpi di persone... Vittime di omicidio che non hanno, no, non corrispondono a persone di denunciate per scomparsa, no? Scusate, a denunce di scomparsa. Come abbiamo visto neanche nel caso di Carol Maltesi, per una settimana non sapevano a chi appartenesse quel corpo, poi i tatuaggi hanno permesso il riconoscimento. Ma finché Carol non ha avuto un nome, cioè finché il, il suo cadavere non ha avuto un nome. Gli investigatori non potevano iniziare a fare le indagini e ovviamente è sempre così. Per cui la grande preoccupazione che ho anche rispetto al corpo ritrovato nel Po o a quello ritrovato eh, sulle sponde del Tiepido è che non riusciranno mai, magari, a dargli un'identità e se non riusciranno mai a dare un'identità non riusciranno mai a scoprire chi può essere stato perché se tu non sai chi è la vittima come fai ad andare a cercare un, un ipotetico assassino? è perché non sai da che parte iniziare non possono neanche non possono cominciare da niente cioè possono cominciare magari dalle tracce di DNA lasciate su quel corpo lì ma diventa davvero difficile se non sai chi è la vittima indagare il... la sorella aveva fatto il compleanno il giorno prima sì, Jules, pensa a te, che brutta, che brutta roba. Allora, finalmente riescono insomma a dare un'identità a questa vittima, si chiama Jason e ovviamente quello che fanno gli investigatori è andare a scavare nella vita della vittima per poi giungere a un ipotetico assassino. Quindi vagliano eh, le sue amicizie, le sue frequentazioni, a quali feste andasse, quali fossero i vicini di casa, sono queste cose qua. E per primi interrogano i genitori di Jason, che gli dicono che quando l'hanno visto per l'ultima volta era in compagnia dei suoi soliti amici che loro non possono vedere, e cominciano qui a parlare effettivamente ai, eh, agli inquirenti delle brutte frequentazioni di Jason. E del fatto che loro erano convintissimi che nell'omicidio di Jason fossero implicati i suoi amici bad boys. Quindi danno questa pista investigativa agli inquirenti e avevano ragione purtroppo avevano ragione. Infatti stileranno una lista di nomi di persone che Jason avrebbe potuto incontrare quel venerdì 30 maggio. E immediatamente gli inquirenti ovviamente ascoltano questa pista e mettono subito alle strette Edward Buzzig e i, frat i fratelli Koya, gli amici suoi. Inizialmente individuano solo gli amici maschi, diciamo, i propri amici di una vita, questa, questa gentaglia qua. Allora, per primo viene interrogato Edward. Scusate, vi faccio vedere la, la foto sua ogni tanto, mettiamo anche il povero Jason. Ogni tanto, um, per primo, viene interrogato Edward e Edward parlerà del fatto che quel venerdì 30 maggio loro avevano organizzato tutti una festa, una festa in casa, in una casa. Si erano ritrovati tutti in questa casa per far festa. C'erano tutti e tre i ragazzi. E aspettavano Jason, aspettavano, intanto fumavano, bevevano, eccetera, ma Jason non arriverà mai alla loro festa e loro non si erano preoccupati più di tanto, però insomma, vabbè, si vede che ha cambiato idea, non ci ha avvisati, però ok. Questo è quello che dice Edward. Vengono interrogati anche gli altri due, i fratelli Coglia, e anche gli altri due ripetono la stessa medesima storia. Ero allora, mi sta a caso, la festa non è mai arrivato. Ok. Ora, ragazzi, so che eh, c'è già stata una parte abbastanza macabra e sanguinosa, ma quella che sto per raccontarvi adesso. Se puoi è anche peggio, perché io vi ho raccontato come erano le condizioni del corpo, adesso arriva la parte in cui ci sarà il come è stato ridotto così. Quindi, preparatevi. e allora, non cavano un ragno da un buco da questi tre ragazzi, però scoprono della presenza di Giustina, della fidanzatina, e dicono, mmm, Giustina potrebbe essere interessante, effettivamente. E quindi la interrogano. Inizialmente lei eh, parla appunto del, dell'appuntamento che avevano sabato, che sarebbe dovuta andare al compleanno di sua sorella che effettivamente quando lui poi non l'ha più cercata lei ha detto Se avrà cambiato idea forse non mi vuole più e poi racconta la storia che hanno raccontato gli altri tre cioè sempre la festa lui doveva arrivare anche io ero lì bla 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 ma insomma Giustina non sembra molto affidabile cioè gli inquirenti dicono questa ragazza sa qualcosa di più Mh, questa ragazza sa qualcosa di più e alla fine la pressano la pressano la pressano e lei crolla, anche perché era eh, interrogata in presenza della mamma. C'era anche la mamma con lei. Quindi la mamma eh, diciamo che anche qui qualcosina fa, la spinge a dire la verità e riesce, diciamo, a convincerla a dire la verità. Ciao Doriana. E quindi alla fine dirà sì. Ok. Durante l'omicidio di Jason io c'ero. Perfetto. Raccontaci tutto. E lei racconterà tutto, anche se non proprio tutto, tutto, ma vedremo che verrà fuori un po' alla volta. Lei dice che in realtà è stata lei ad attirare Jason nel Pen Treaty Park, cioè dove è stato trovato lì nel boschetto dove è stato trovato, con la promessa di fare con lui all'amore nel bosco. Quindi avrebbero fatto. Jason qui non vedeva l'ora, era tutto eccitato, contento di andare. E lei perché lo attira lì? Perché era d'accordo con gli altri tre che le avevano detto che volevano fare un agguato a Jason per derubarlo, perché quello era il giorno in cui lui prendeva la paga da suo padre, i famosi 500 dollari a settimana. E gli avevano detto, guarda zia. Noi, te, lo attirino. Eh, poi, nel momento in cui vi ehm, insomma, vi cominciate a pomiciare, noi veniamo fuori dai nostri nascondigli. Lo blocchiamo, lo derubiamo e poi, con i suoi soldi, andiamo a prenderci a Bamba. Ok, questo era il piano inizialmente. Lei, infatti, dice: Non mi sarei mai aspettata che poi lo massacrassero, lo uccidessero. Io mi aspettavo che semplicemente lo derubassero. E invece sono dovuta rimanere lì nell'orrore, atterrita e impaurita, a assistere insomma all'omicidio del, del mio ragazzo quando non me l'aspettavo. Questo, questo è quello che lei dice inizialmente. Jason ovviamente non, non immaginava nulla di tutto ciò, lui pensava di andare a fare un incontro romantico, un po' sociale, e eh, quando però i due ebbero entrambi le braghe alle caviglie perché insomma si spogliano in piedi, si tirano giù i pantaloni fino alle caviglie quello era il segnale per gli altri tre stronzi di uscire fuori dai cespugli. Infatti, appena si buttano giù i pantaloni, questi escono dai cespugli. Tra l'altro adoro questo verbo in inglese, che ho trovato nelle fonti, perché c'è proprio il verbo uscire dai cespugli, in inglese si dice ambush. cioè sono cespugliati. <ride> ho adorato questa cosa che esiste il verbo de, 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 uscire dai cespugli. Si vede che in America... Più spesso di noi si nascondono dentro i cespugli. Cioè, probabilmente. Infatti, abbiamo visto che ci sono anche delle altre storie dove ci sono persone nascoste dentro i cespugli che poi escono all'improvviso. No? Avete visto anche lo stalker della TikToker? E, è così. Loro hanno bisogno di. Cioè hanno, hanno più occasioni, probabilmente, di quali usare questo verbo. <ride> È imboscata, Lo ok, però la traduzione... <ride> Scusami, eh, però Am Bush, cioè Bush è il cespuglio, Am è fuori dal, no? Quindi è bellissimo, cioè, e poi loro erano davvero dietro i cespugli, cioè erano letteralmente dietro i cespugli. Ambush, sì, Ambush è l'imboscata. Come l'imboscata? No, è fuori dai. Del... Ah, bu Bush il cespuglio. Ah, ma è fuori dal cespuglio, ragazzi. Poi lo useranno anche per dire imboscata, però loro erano davvero. Si sono dei cespugliati, dai. Raga, prendetemi così. Non, 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 su questo non voglio assolutamente essere contraddetta. Anche se avete ragione voi, ok? Grazie. Allora, scusate, vi rimetto un attimo gli stronzi perché adesso parleremo particolarmente di loro, purtroppo. Comunque, cosa succede? Edward sarà il primo a colpire, eh, è il primo che si ambuscia dai cespugli e si decide a colpire alle spalle con un'accetta e lo fa cadere a terra. Tra l'altro lo coglie alle spalle ma gli pianta l'accetta direttamente dietro al collo così. E quindi chiaramente il povero Jason cade a terra. Dominic a quel punto, che era invece armato di martello, comincia a prendere a martellate la faccia di Jason. Mentre Edward con l'accetta cominciava a farlo a pezzi da vivo. Cioè, ragazzi lo, lo stava proprio dilaniando, però il tutto senza ucciderlo. Nel senso che eh, è vero che gli dava le martellate in faccia, ma non l'aveva ucciso ancora, mentre con l'accetta gli faceva proprio a pezzi le gambe, le ginocchia, le tutto. Ha sofferto tantissimo sto ragazzino, ha veramente sofferto. Tant'è che, nonostante eh, fosse dilaniato, lui cercava di alzarsi, di strisciare con le braccia in questo modo, ma ovviamente non glielo impedivano. E lui non ha fatto altro che implorarli per tutto il tempo di risparmiargli la vita e chiedendo anche perché. Perché mi fate questo? Cioè, come Skylarnese uguale, poverini! Cioè, è proprio rimasto sconvolto e dice «Ragazzi, ma perché state facendo questo? E vi prego, risparmiatemi la vita, vi prego, non uccidetemi!» Ragazzi, poi continua a dire «Sto sanguinando! Sto sanguinando!» E loro, frega cazzi, proprio andare avanti a massacrare, a massacrare, impenetrabili loro, andate avanti. Tra l'altro, a, certo, a una certa interviene anche Nicholas, che in quel momento ancora non era intervenuto, e visto che eh, Jason continuava a implorare, perché poi non si erano ancora concentrati sulle zone vitali, arriva Nicholas con la roccia, col pietrone, e pa, direttamente sulla faccia del povero Jason, gli schiaccia il volto del tutto. Eh, qui Jason perde la vita, ovviamente, e loro però continuano, in overkilling, continuano, continuano. Sì, lo hanno tagliato vivo, ragazzi continuano a colpirlo fino a renderlo del tutto irriconoscibile, cioè gli staccano proprio i pezzi di faccia gli... dei mostri, veramente dei mostri, ragazzi, io vi ricordo che avevano tutti 16 anni, ragazzi, raga 15. Poi, una volta che hanno finito col massacro, decidono di frugargli nelle tasche, prendono i contanti, prendono le gomme da masticare, questo povero... Cristo si era preso pure le, le gomme per l'alito per, per poter baciare la ragazza. No, vi giuro, ragazzi, mi fanno fa tristezza. Davanti a fidanzata, sì. Tutto questo giustina stava zitta a guardare, ah, secondo il suo racconto, impietrita e ehm, insomma, inorridita davanti a questa cosa, che non spero cosa fa, scioccata, ecco. Insomma, gli rubano il portafoglio con i documenti, gli rubano tutti i contanti, eccetera. Come vi dicevo, eh, loro sapevano che Jason quel giorno riceveva lo stipendio da parte di suo padre, che erano ben 500 dollari, quindi loro sapevano di dover prendere questi soldi e infatti Giustina, teoricamente, no, eh, era d'accordo semplicemente per fargli rubare quest questo stipendio. Insomma, dopo aver concluso eh, l'orribile... Ma macellazione perché di questo Purtroppo si tratta Giustina racconta Che questi tre Si sono dati il cinque Erano tutti ricoperti di sangue no? Si sono dati il cinque così yeah, Bella bro eccetera E poi si sono dati un abbraccione di gruppo Tutti, tutti insieme Cioè diciamo in, in cerchio Vabbè erano in, in triangolo eh, Sul corpo di Jason Cioè erano in piedi sul corpo di Jason Che si abbracciavano così no? E diciamo, grande, hai fatto bene, hai visto? Grande, yeah, abbiamo fatto fuori questa merda, eh. Così. Non ci... No, guarda, è incredibile, lo so che non ci puoi credere, è incredibile. E, tra l'altro, dopo... Hanno preso questi soldi per andare a fare una festa. Ci hanno preso questi soldi, hanno comprato bamba, hanno comprato alcol, hanno comprato anche dei gioielli, sono comprati delle robe che volevano, e poi sono andate a festeggiare. L'allero. Tra l'altro, durante questo interrogatorio, Giustina ci tiene con uh, gli inquirenti a sottolineare il fatto che lei non era. In realtà la fidanzata di Jason, ma loro erano solo amici. E questa cosa mi ha fatto incazzare perché, cioè, poverino, ucciso e frienzonato. Ma dai, ma, ma perché? Ma perché devi dire che eravate solo amici? Cioè, Ma, ma, ma che stronza! Tra l'altro, una cosa che colpisce in particolare. Pusillanime, esatto. Una cosa che colpisce in particolare gli inquirenti è la freddezza con cui Giustina racconta tutto questo. Cioè, lei dice: Sì, io ero scioccata e eh, non sapevo cosa fare. Sì, poi si sono abbracciati e eh, poi dopo sono andati tutti a festeggiare con i soldi. Però non era disperata, non era in realtà spaventata, non ha versato una lacrima. Infatti, quando gli hanno detto: Scusa Giustina, ma cioè, ce lo stai raccontando in maniera un po' freddina. Lei ci ha tenuto poi dopo a dire, eh sì sì, ma tanto io non sono la fidanzata, no? Non eravamo poi solo amici. Ho capito, ma se io assisto a una scena del genere anche con... a una persona che... Non dico non la conosco, dico proprio la odio. Cioè se io assisto a una scena del genere nei confronti di una persona che odio, io rimango sconvolta a vita e sto di merda. Quindi, cioè, non è una giustificazione il fatto che non ti dispiacesse più di tanto perché, ah, ma tanto non stavamo insieme, eravamo solo amici. Eh, dopo vedrete la verità. Dopo saprete anche la verità. Cioè, pure uno sconosciuto, infatti, ma anche se fosse uno che non conosci, mica è... ah, esatto! Cioè, comunque rimani sconvolto, ragazzi. Cioè, eh, i traumi ve li darebbe anche trovare un cadavere che non sapete assolutamente di chi appartenga. Eh? Cioè, la morte vedersi la morte, non è, non è una cosa leggera proprio per niente. Lei invece lo racconta così: leggero. Tra l'altro, mentre lo fa, ci tiene anche a sottolineare con gli inquirenti, da brava stronzetta, a sottolineare quanto lui fosse innamorato cotto di lei, che lui avesse completamente perso la testa per lei, quando lei in realtà non provava niente per lui. Ma complimenti, zia, no, ma complimenti. Tra l'altro dice anche, eh ma... Sapete, io comunque sono una grande manipolatrice, ho questo fascino incredibile sugli uomini, che gli faccio fare quello che vogliono. Quindi, per me è stato facile attirarlo in un punto così isolato. Cioè, ovvio non pensavo che poi lo avessero ucciso, eh, però. Comunque, io sono un genio perché sono sexy. Cioè, capito? Proprio, proprio veramente. Merdaccia! Merdaccia! Sì, assolutamente merdaccia. Ok. Poi Giustina racconta che dopo l'omicidio i ragazzi eh, fanno insomma le solite cose per cercare di cancellare le tracce della, del loro coinvolgimento nell'omicidio. Poi mi viene anche a dire: Non è che ti sei impegnato più di tanto, hai lasciato il martello sulla scena del crimine, pure la roccia insanguinata, però tutto a posto. Comunque, la prima cosa che pensano di fare è sbarazzarsi dei vestiti che, tra l'altro, si erano anche presi il cambio, quindi avevano il cambio con sé e i vestiti sporchi di sangue li buttano tutti in uno scarico fognario ma questi che sono dei falconi hanno pensato bene di cambiarsi tutti i vestiti ma non le scarpe poi capirete perché buttano l'accetta ma il martello era rimasto là questa mossa non l'ho capita e buttano anche il portafoglio di jason tutto nello scarico con i soldi dello stipendio di Jason, come vi ho detto, vanno a comprarsi la, la marijuana, le droghe, i gioielli, le cose, fanno una festa per tutta la notte. E tra l'altro, durante questa festa, a cui Giustina ha partecipato, e qui comincia a sembrare un po' strano il tutto, che lei fosse così sconvolta a questo omicidio, poi comunque va alla festa per l'omicidio, era proprio una festa organizzata per festeggiare questo omicidio. Cioè loro per tutta la sera sono stati lì a dire... Abbiamo fatto una cosa fighissima, l'abbiamo smembrato, eh, ma ti ricordi te? Hai visto quando gli ho dato quel colpo sulla faccia che gli ho sbracato? Eh, Così, tutta la sera a tirarsela per quanto fossero stati crudeli e violenti. E quanto si fossero divertiti a ucciderlo. Cioè, proprio c'erano loro che ripercorrevano tutte le varie fasi, tutte le loro azioni, eh, anche nei particolari più macabri in, a livello di violenza, e le ripetevano in tono tipo wow, che figata, wow come ci siamo divertiti, no? Si prendeva 2000 dollari al mese, anche lavorava per l'impresa di dire di suo padre, che lo pagava come un bimbo grande, insomma. Elisa, abbiamo finito! <ride> Puoi, puoi rimettere l'audio. <ride> Scusate, che poi tra l'altro, se non si è tolto l'audio, chissà come farà a sapere che mi sono appena rivolta a lei. Ma magari ogni tanto riaccende. Eccola, vedi, vedi, va ha capita! Sì, esatto, Elisa, dobbiamo metterci d'accordo su una cosa che tu vedi quando lo faccio. Quindi io direi che il segnale, quando puoi rimettere l'audio, è questo. Ok, questo è il segnale quando puoi rimettere l'audio, vale per tutti, eh, ovviamente non solo per Elisa. Quando ci sono delle parti particolarmente violente, macabre, che potrebbero darvi fastidio mentre mangiate, io vi avviso, quando finiscono, faccio così. <ride> ok, allora, ecco perché. Secondo voi questi qui erano così contenti di aver fatto fuori Jason? Cioè, sembra che non ci sia un vero e proprio motivo. Sembra che... Eh, cioè, veramente, l'avevano fatto per derubarlo, per prendere questi soldi e pagarsi la droga e la festa? Cioè, questa gioia e soprattutto questo calcare la mano sulla macellazione, sulla violenza, sulla cattiveria... eh Nasconde delle motivazioni intrinseche che non si possono ridurre al semplice volevamo i soldi. Invidia, invidia, bravissimi, bravissimi. Cioè, Jason era un po' l'outsider del gruppo, come vi dicevo: nel senso che non si confaceva ai loro stili di vita. Non era un drughäh abbandonato per la strada dalla mattina alla sera, non era uno che aveva buttato via completamente le speranze sulla sua vita, anzi, era uno che aveva dei sogni. Aveva una famiglia che lo sosteneva nei suoi sogni, nonostante avesse abbandonato la scuola, che è una cosa che solitamente alle famiglie non è che vada molto a genio, ma l'aveva fatto in comune accordo con la sua famiglia, che gli aveva permesso di prendere questa scelta in modo sereno, l'avevano appoggiato nei suoi sogni e nelle sue scelte, e anzi, lui lavorava per suo padre, si faceva un culo, tanto e veniva anche riconosciuto perché gli dava appunto. 2000 dollari al mese... quanto pagava gli altri dipendenti... che facevano le stesse mansioni... quindi una famiglia normale... esatto... lui aveva tutto... lui aveva... tutto quello che agli altri mancava... lui aveva quello che avrebbe potuto salvare la vita... ai suoi amici... e... guardate questi stronzi... che... esatto... lui aveva un'idea ben precisa per il suo futuro... e lavorava per ottenerla... tra l'altro l'aveva anche ottenuta... perché era stato accettato alla scuola militare... Loro, secondo me, sono andati completamente fuori di testa. E eh, siccome appunto Jason aveva tutto quello che, loro che a loro mancava, hanno pensato bene di farlo fuori per rabbia, per non dover più misurarsi, con una persona che gli faceva sentire dei inetti pusillani pusillanimi e inutili nel mondo. E c'è da dire: esatto, Maru, esatto Maru. Cioè lui voleva aiutarli. Cioè lui in realtà si è sempre dato da fare per cercare di salvarli, i suoi amici. E questi, piuttosto che farsi salvare da lui, che magari avrebbe avuto anche i mezzi e le possibilità di tirarli fuori dalla strada, volendo, no, continuiamo a dolgarci, continuiamo a buttare via la nostra vita e anzi pur di perseguire la, mm, per, la perdizione della nostra vita di merda, pensiamo che sei tu. Quello sfigato che rovini, ci rompi le uova nel paniere, anziché ci dai pure fastidio. Ah, vuoi aiutarci dall'alto no, del tuo perbenismo, dall'alto della tua fortuna? Ah, sei anche qui a volerci aiutare, stronzo! Questo è quello che c'è nella loro testa, no? Ovviamente. Uh, poi, ecco, tutta questa, uh, questa azione... Era una maniera simbolica per eliminare un termine di paragone che dava fastidio, cioè l'esistenza di Jason li faceva sentire delle merde con, le, con loro stessi, cioè li faceva sentire di più la frustrazione del fallimento della loro vita, ma in quanto maggioranza, loro pensavano che quello fosse lo stile di vita giusto. E che quindi l'elemento di disturbo fosse Jason che li faceva sentire a disagio in realtà, ma loro l'avevano identificato come il nemico. Quindi è da far fuori il nemico in modo tale che noi ci sentiamo più giustificati nel continuare a perpetrare il nostro stile di vita tossico e di merda. E perché fanno la festa? Perché si abbracciano in maniera rituale sul corpo del povero Jason? Perché eh, tutta, questa, mh, cioè, tutta questa scenata, tutto questo divertimento, come fosse un rituale, no? Perché quella è un'azione molto importante per il gruppo che crea una coesione interna molto più solida un cosiddetto patto di sangue. Cioè, siamo tutti e tre nella stessa barca, ci siamo eh, uniti con il sangue, ci siamo uniti nel pericolo estremo di aver fatto un'azione così tanto pericolosa, così tanto rischiosa anche per eh, il nostro il nostro futuro, perché ci possono beccare, no? Quindi è il nostro segreto, l'abbiamo fatto insieme, abbiamo avuto il coraggio di farlo tutti insieme. E come sapete, quando c'è un nemico esterno all'interno dei gruppi aumenta la coesione interna quindi questa cosa ha reso il gruppo più solido. Effettivamente lo ha fatto. Cioè, è, è, è purtroppo è così. Sembra detto io che la famiglia il è il 99% del problema. Quando una famiglia è cattiva fa danni, quando una famiglia è buona fa il danno di fare figli invidiati dagli altri. Bisogna nascere in una provetta. <ride> Guarda che pedo, veramente. Veramente tiene, tiene l'arterio. A pensare a sta cosa, signore delle mosche, <ride> anche perché se non lo schifo, nient'altro li accomunava. Si, sì, li accomunava quest, questa vita buttata, cioè questa gioventù bruciata, questo, questa disperazione interna. E piuttosto che dire, cavolo, mi impegno, provo a uscirne da questa situazione, magari mi appoggio anche al mio amico che mi ha, che si ha proposto di dare una mano. No, piuttosto eliminiamo il termine di paragone così possiamo stare più sereni nella nostra sfigaggine. No, tra di loro, esatto, esatto Laura. Ecco, attenzione a quella che è il pensiero manifesto e l'inconscio. Cioè, tra di loro non si sentivano inferiori, anzi si sentivano superiori. Cioè il loro sentire manifesto, quello che dovevano anche eh, trasmettere l'uno con l'altro era di essere superiori a Jason. Cioè, Jason è quello sfigato che ci vuole anche dire come si vive, come si sta al mondo, questo che non ha capito un cazzo viziato, nato nella bambaggia, no? Di un papino che gli dà tutto, no? Però, la realtà è che non erano accumulati dal sentirsi superiori a Jason, ma erano accumulati dal sentirsi inferiori a Jason. Ed è per questo che andava fatto fuori. Altrimenti, sarebbe bastato escluderlo dal gruppo. Direi, Jason... Non ci sentiamo più a nostro agio uscire con te, ci stai sul cazzo, trovati altri amici e non ci rompere le palle. Che dici? Stronzo? Sì, ma almeno non, non, non devo arrivare a ammazzarti, no? Arrivare ad uccidere con quella violenza, secondo me, nasconde questa, questo pensiero, questa dinamica. I genitori, Veronica, hanno reagito malissimo. Poi vedrai, eh, sul finale, vedrai che. Povero Giosana, ha fatto la fine del grillo parlante con Pinocchio. Già. Ragazzi, ma che fine fa il grillo parlante con Pinocchio? No, perché ho appena dato per scontato che finiva schiacciato da qualche parte, ma forse ricordo male. Come quelli che odiano i secchioni in classe e li bullizzano. Brava Laura! Esattamente! Ma questo. Ah, è morto? È morto il grillo? Non mi ricordavo mica sta cosa brutta. Muore male? Schiacciato a martellate? Sotto un martello, per aver detto la verità. No. Pinocchio lo schiaccia con un martello. Lo schiaccia Pinocchio? No. Nella fiamma originale, Pinocchio uccide il Grillo parente con un martello. Bastardo! Bastardo! Lo, lo, lo odio. No, 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 adesso non voglio più sentire parlare di Pinocchio. Violenza sugli animali. Cioè, ma veramente? Che Pinocchio avete guardato? No, forse in quello della Disney non, non c'era. Il lato creepy delle favole. Vero, 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 verissimo. Ok, no, non voglio più sapere nulla. Eh, grazie per avermelo detto. Comunque, si, sì, fa, fa la fine del grillo. Allora, a quanto pare, fa la fine del grillo. Insomma, che succede? Che gli inquirenti in questo momento hanno la confessione di Giustina, che è stata ovviamente fondamentale, ma c'è il bisogno che anche gli altri confermino quello che ha raccontato Giustina. Quindi che cosa fanno? Visto che erano ancora tutti in centrale, vanno da Edward e gli dicono: Edward, sappiamo tutto, Giustina ha parlato. Quindi o oh, confessi anche tu. O tanto comunque le cose le abbiamo scoperte, andiamo a recuperare le prove ed è solo peggio. Quindi lui cede e confessa e ripete più o meno quello che ha detto eh, Giustina: più o meno, perché ovviamente ognuno si eh, dipinge come quello più estraneo ai fatti, giustamente, no? Anche Nicholas eh, vorrebbe parlare, ma suo padre non dà il permesso agli investigatori di interrogarlo, quindi Nicholas dice sì è vero, ho partecipato all'omicidio per non dare dei dettagli, mentre Dominic invece parla e anche lui conferma le parole di Giustina. Quindi alla fine hanno confessato tutti di aver partecipato a questo omicidio, vengono arrestati tutti e accusati tutti di omicidio volontario. Quelli come te prima o poi finiscono o in prigione o, o all'ospedale, riferendosi al manicomio. Lorenzo Bini guarda com'è attuale Pinocchio in questo momento. Comunque, ehm, c'è da chiedersi una cosa allora, ok? Hanno confessato tutti. Il movente, glielo chiedono adesso. Noi l'abbiamo analizzato facendo un ragionamento psicologico, ma chiaramente bisognerebbe capire questi ragazzini che cosa riportano come movente. E loro dicono è. Eh, Jason guadagnava 500 dollari alla settimana. Noi sapevamo che quel giorno andava a ritirare lo stipendio. E quindi volevamo la droga e quindi lo abbiamo ammazzato per prendergli i soldi. Questo è quello che si sono sempre raccontati. E andranno avanti convinti sempre di aver fatto una rapina. Cioè loro, non, poi non lo so se adesso da adulti magari siano riusciti a comprendere quello che hanno fatto, ma loro andranno avanti seriamente nel pensare lo abbiamo fatto per i soldi. Cioè non, non arriveranno mai alla consapevolezza del momento psicologico. Per cui tu ai grilli facevi di peggio, te li mangiavi, ma erano già morti quindi e soprattutto non parlavano. È una questione di droga e di dipendenza. L'astinenza ti fa fare gesti assurdi. Sì, ma loro non erano in astinenza, e non avevano bisogno urgente di droga in quel momento. Anzi, anzi, ne avevano a disposizione. Ovviamente, eh, gli psicologi che hanno visitato i ragazzi, e comunque anche il tribunale, non, si, cioè, non accetta. È la rapina finita male. Insomma, tutto questo overkilling, tutta questa violenza. Doveva per forza nascondere un qualche altro movente, quindi il, il giudice poi giungerà alla conclusione che si trattava effettivamente di invidia. Loro negheranno sempre, ma l'abbiamo capito, insomma, era abbastanza ovvio. Ok, dopo l'arresto però di tutti e quattro, gli inquirenti si rendono conto che hanno soltanto le confessioni dei ragazzi. E che questo chiaramente non bastava se poi a processo questi ritiravano tutto e si dichiaravano non colpevoli. Sarebbe stato un casino. Quindi, per costruire un caso solido, gli investigatori dovevano assicurarsi che almeno uno di loro si dichiarasse colpevole a processo e testimoniasse, andando anche contro agli altri tre. Quindi ci mettono un attimo a comprendere che l'anello debole di tutta sta gente era ovviamente Giustina, perché era quella meno legata, no? meno invischiata. E decidono di patteggiare con lei. Le fanno una proposta. Le dicono: Giustina, se tu a processo ti dichiari colpevole di omicidio di terzo grado. Terzo grado in Pennsylvania è considerata una condotta irresponsabile che ha portato alla morte della vittima. Quindi non sei tu l'assassino materiale, ma sei tu che con una serie di azioni hai condotto la vittima alla morte. Insomma, lei si sarebbe dovuta ehm, <coughs> dichiarare colpevole e fare da testimone per l'accusa. Quindi testimoniare contro gli altri tre. In cambio di una riduzione di pena. Ma non una riduzione di pena di un pochino. Una riduzione di pena dall'ergastolo a 17 anni di galera. Quindi Giustina dice: Sì, 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 subito! Vai immediatamente. Quindi fa un memoriale insieme al suo avvocato. In cui descrive esattamente per intero il suo coinvolgimento in questa vicenda. Verranno fuori delle cose assurde. Ovvero Giustina, come vi dicevo, aveva incontrato Jason per la prima volta cinque giorni prima dell'omicidio. In realtà è stato tutto architettato, cioè lei. Non ha conosciuto Jason per caso. Non gliel'hanno presentata per caso questa ragazza Jason, ma in realtà era tutto premeditato. Cioè, questi ragazzi avevano fatto conoscere Giustina a Jason perché sapevano che gli sarebbe piaciuta, e gli avevano chiesto di fare finta di, piace di farsi piacere Jason e di imbarbussarselo perché poi lo avrebbero voluto attirare in trappola per ucciderlo. Cioè... Giustina... Sapeva che lo volevano uccidere. Qui ha detto una bella cacata all'inizio. E lei lo ha sedotto... Sapendo... Che... Quel ragazzo... Lei lo stava seducendo perché sarebbe andato ucciso. Plot twistone incredibile. Assurdo. Ne volete un altro di plot assurdi? Stronza. Veramente. Stronza. Altro plot twistone? Giustina... Aveva una relazione sessuale con tutti e tre questi ragazzi. Ebbene sì, andava a letto con tutti e tre. Perché poi chiaramente questi le offrivano la droga, le festini e tutto il resto. Quindi, capite capi sta ciò eh, Queste sono le puttane. Scusate, eh. Cioè, che non è una questione di vai con tanti ragazzi o sei sportiva nel sesso. No. Cioè, perché sei puttana nel senso che sei puttana. Cioè, se mi seduci uno che sai già che quegli altri con cui scopi lo vogliono uccidere. Sei, sei puttana. Scusate. Però, vero. Comunque, Giustina, no, tutto a posto proprio per niente. Ma eh, consideriamo anche il suo background e, e tutto, cioè, proprio approfittatrice over 9000. Sì, alla faccia del, della Serial Dater. E poi, mi viene in mente il povero, povero Jason, che lui era orgogliosissimo di aver trovato Amor Rosina e la voleva presentare alla mamma. Dai, raga, cioè, poverino, no, veramente, poverino. Lui, lui, lui è proprio un patatino. Comunque, cosa viene fuori? Viene fuori di tutto da sto memoriale. Perché in realtà quel venerdì sera non era nemmeno il primo tentativo di uccidere Jason. Cioè, ci avevano già provato altre volte e ma avevano fallito. Cioè, per esempio, eh, loro in quella settimana. era una settimana, no, neanche, anzi, forse anche un po' di più, perché eh, Giustina ancora non conosceva Jason, però si ritrovavano tutti insieme a casa di uno dell'altro. E ascoltavano a ripetizione, cose come 40-50 volte, la canzone Helter Skelter dei Beatles. Che vediamo se qualcuno di voi, che ovviamente lo sapete, a chi eh, rimanda Helter Skelter dei Beatles. E mentre ascoltavano questa canzone, pianificavano come uccidere il povero Jason. Manson, bravissimi, bravissimi, Charles Manson e la Manson Family. Sì, loro ascoltavano questa canzone a ripetizione perché volevano innanzitutto omaggiare la Manson Family e volevano in qualche modo assorbire il loro potere e il loro coraggio per riuscire appunto ad avere il coraggio di uccidere il loro amico. E eh, qui viene anche fuori un'ignoranza bestiale perché significa che non sai assolutamente nulla del contesto nel quale operava. La Manson Family, però tutto a posto, no? Importante essere de 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 dei poser. Comunque, avevano avuto altri, al altri piani, altre idee. Ma l'unico che sono riusciti a portare a termine era appunto quello del venerdì. Cosa avevano fatto? Uh, avevano. Già cercato di attirare Jason in una spiaggia la spiaggia di South Jersey, con il piano di fargli prima fare bancomat, e poi ucciderlo di notte nella spiaggia. Ma lui, insomma, aveva cambiato programma, insomma, alla fine non, non li aveva seguiti, non c'erano riusciti. Altra cosina che dice Giustina, che eh, può essere abbastanza un plattistone: scusate, ho il naso impazzito. Eh. Ok, un'altra cosa che dice Giustina è che sì che erano dei drughe tutti quanti, ma quando hanno commesso l'omicidio erano tutti lucidi, proprio perché dovevano essere sicuri di portarlo a termine fatto bene e quindi non potevano essere strafatti. Il patto era rimaniamo tutti lucidi, facciamo tutti questo omicidio lucidamente, poi dopo per festeggiarci strafacciamo come vogliamo, ma le cose vanno fatte in maniera, eh? Mm -hmm. Quindi bisogna essere lucidi. Assurdo. Insomma, una, una seconda volta hanno tentato di ucciderlo a casa sua, tra l'altro era il giovedì precedente, cioè nel senso era il giorno prima, il giorno prima di, di esserci riusciti ci avevano provato e avevano detto, eh, Jason, senti, oggi posso andare a lavorare, stai a casa, fingiti malato con i tuoi genitori che poi organizziamo una festa e durante questa festa puoi fare sesso con Giustina. Cioè, come vedete, l'esca era sempre fare la, la, la patata di Giustina. Cioè, l'esca era la patata di Giustina. Che poi ci credo che lui, poverino, cioè, è innamorato quindi. Ok, no, non il compleanno della sorella. Quello sarebbe stato sabato. Solo che Jason ha detto: Ma io col cazzo che mi salto un giorno di lavoro. Cioè, mio padre che mi paga l'ira di Dio. Poi dopo comincia anche a fare ste stronzate. Scopre che facciamo le feste. Ciaone. E quindi lui dice. Taccatevi al cazzo, io vado a lavorare. Ed è andato a lavorare e lì il piano fallisce. Quindi capite anche che lui. Cioè, Jason è talmente. concentrato sul suo futuro, concentrato sui suoi doveri, che comunque, davanti all'idea di una festa con la patata di Giustina, comunque lui mette davanti lavorare per suo padre. Cioè, vedete che. È notevole per un sedicenne. È notevole, però, c'è una domanda da farsi in tutto questo, erano in quattro si vedevano per premeditare questo omicidio. Tentavano e fallivano di portare a termine questo omicidio. E nessuno di quattro si è mai fermato a dire: Regà. Ma che cazzo stiamo facendo oppure, regà ma Stiamo ammazzando una persona, ma siete. No, ma siete fuori. cioè, oh, Niente. Nessuno ha mai. Infatti, glielo chiedono anche a un certo punto. Ma qualcuno di voi è mai venuto in mente di fermare gli altri? No, no, assolutamente no. Nessuno ha mai. Ha mai protestato rispetto a queste decisioni. Nessuno ha mai. Eh... Ha mai sollevato la problematica. Ecco, senso del dovere, eh, sì. Sì, guarda. Perché? Ah no, scusami, senso del dovere ti riferivi a Jason che andava a lavorare? Ok. Perché parlavano di quello e non avevano altre cose che condividevano. Può essere. Sì, sì, sì. Comunque, oltre alla testimonianza in tribunale di Giustina che si erano assicurati attraverso il patteggiamento, gli investigatori hanno bisogno anche chiaramente di prove materiali. E quindi <l> <s> si rendono conto che questi imbecilli si erano liberati dei vestiti ma non delle scarpe e quindi recuperano le scarpe che tra l'altro Edward le indossava in quel momento durante gli interrogatori top eh, hanno preso le loro scarpe del giorno appunto del, dell'omicidio hanno isolato il DNA e tac hanno trovato il sangue di Jason sulle scarpe di tutti poi si fanno anche segnalare qual era lo scarico fognario dove hanno appunto scaricato non solo i vestiti, ma anche eh, l'accetta perché avevano recuperato il masso, avevano recuperato il martello, ma mancava questa accetta. La ritrovano. Anche lì eh, individuano il DNA di Jason eh, sull'arma e quindi hanno ricostruito diciamo il tutto. E riescono effettivamente a comprendere, ricostruendo sia dalle tracce del DNA, sia dalle ferite sul corpo, ferite. le ferite, quello che rimaneva del povero corpo di Jason, hanno verificato che la versione di Giustina, l'ultima versione di Giustina, era credibile. Quindi vanno a processo, cioè hanno istruito tutto il caso, è eh, solido, sta in piedi e quindi lo portano a processo in tribunale. Si apre il 28 febbraio 2005, eh, quasi due anni dopo l'omicidio, il processo per l'omicidio di Jason. E ci saranno due processi diversi, uno per Giustina e uno per gli altri tre. Perché? Perché Giustina nel processo, quello che inizia il 28 febbraio, appunto a carico degli altri tre, perché Giustina in questo caso è testimone dell'accusa, non è lei imputata. Comunque, si apre il processo e come prevedevano appunto gli, gli inquirenti, i tre si dichiarano non colpevoli, quindi meno male che avevano fatto il, il patteggiamento con lei, meno male che avevano raccolto le prove e tutto il resto. Infatti, dopo aver sentito la testimonianza di Giustina e aver visto le prove, la giuria popolare si ritira per il verdetto e dopo due settimane. Insomma, tutti e tre vengono accusati di omicidio di primo grado con aggravanti di premeditazione, uso eh, improprio di armi, poi anche da dire uso improprio di armi, vabbè, e detenzione di stupefacenti, insomma, varie cose. Ma la cosa importante è che in Pennsylvania eh, gli omicidi di primo grado venivano puniti direttamente con l'ergastolo e all'epoca, ovvero nel 2005, non c'erano differenze tra i minorenni e i maggiorenni, cioè nel senso che vengono processati come maggiorenni, quindi si prendono il carcere a vita. Ciaoone! Giustina, invece, che farà un processo a parte per la sua collaborazione, per la sua confessione, patteggiamento e tutto il resto, viene condannata a 17 anni di carcere. Pensate che il padre di Jason, qualcuno mi chiedeva ai genitori, sentite questa. Il padre di Jason, a fine del processo, si rivolge agli assassini, che chiaramente non hanno mai mostrato neanche un briciolo di rimorso. Neanche dopo la condanna, dopo che gli hanno detto ergastolo questi loro. fotte sega. così io voglio veramente sapere quanta invidia devi avere per riuscire a essere così una merda. E il padre gli dice, Dominic, girati e guardami con quegli occhi malvagi. Dominic non si gira, non lo guarda e dice, me sempre detto davanti a sé, dice, non ho mai pensato di avere occhi malvagi, ma se li ho va bene così, è cool. <ride> Mm. Ragazzi, cioè, no, 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 grazie papera, grazie mille che mi hai mandato tutto, poi ci aggiorniamo. Ce la vedo lei promettere l'amore, poi cosa tipo, ti aspetterò per stare insieme a te, soltanto a te, dicendo singolarmente a tutti e tre. Sì, 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 Albert era una così, era una così, era una così. Madonna, fa venire voglia di ucciderlo con le proprie mani, Dominic, ma veramente, veramente, veramente. Allora, sono passati quasi vent'anni dal, dal fatto. Giustina è attualmente libera. È stata rilasciata nel dicembre del 2020 sulla parola, dopo aver scontato i suoi 17 anni di carcere. Mentre queste sono le facce di loro. Ora, cioè, comunque, sono, sono cresciuti con delle facce veramente poco raccomandabili. Eh. Oh, il bimbo che poteva stare sulla confessione delle barrette kinder, che è il primo che vedete a sinistra. Edward, non ci siamo, proprio non ci siamo. Gli altri due fratelli, insomma, raga, cioè, hanno proprio delle facce veramente... Ah. Ok, quindi oggi eh, li vediamo così, loro... Sono stati condannati all'ergastolo, ma c'è da dire che ehm, quando è successo erano ancora tutti quanti minorenni, anche se di poco, eh? nel senso che mancava qualche settimana a diventare maggiorenni, però erano comunque minorenni al momento della sentenza. Le leggi nell'andare nel 2012 in Pennsylvania sono cambiate e hanno cominciato ad essere un, un attimo più morbide rispetto ai criminali minorenni proprio perché il tribunale sostiene che prima di 18 anni il cervello non è totalmente sviluppato quindi non si può condannare all'ergastolo un minorenne e anzi essendo così giovane è più semplice recuperarlo quindi c'è molta speranza di recupero e quindi dare l'ergastolo a un minorenne tutt'oggi in Pennsylvania non è fattibile e quindi il tribunale dovrà rivalutare le loro condanne per decidere quanto tempo dovranno ancora passare in carcere. Ora questa cosa non è ancora stata decisa, quindi in questo momento loro sono ancora in carcere e hanno ancora l'ergastolo, ma forse la loro condanna vedrà, verrà rivista. Bene, esatto, no, no. Ora, chiaramente la condanna viene rivista eh, in base a quello che loro raccontano rispetto ai fatti, in base a tutte delle perizie psicologiche, psichiatriche per vedere se sono in qualche modo recuperati, se possono essere utili alla società, alla società in qualche modo, eccetera. Eh, questa cosa alla famiglia di Jason ha fatto rivoltare le budella. Ha fatto rivoltare le budella innanzitutto perché adesso c'è la Giustina che è libera ed è tornata a vivere lì nella stessa zona e c'è la sorella che dice in un'intervista: Sorella di Jason dice: Oi, io ho due bambini. Li porto in giro a passeggio col passeggino, insomma, così e mi posso incrociare questa ovunque perché, comunque, è tornata a stare dove sto io. Che devo fare? Devo cambiare casa io perché questa qui è stata molla. Cioè, insomma, c'ha par particolarmente ansia di incontrarla e la capisco molto bene. Dominic, nel frattempo. Ha scritto una sorta di autobiografia, di una, una storia rispetto a quello che questo omicidio, alla riscritta. E cambia la sua versione, completamente. Qui lui, in questo racconto, dice che in realtà quando ha partecipato all'omicidio lui era drogato, quindi non è vero che era sobrio, gli altri erano sobri, ma lui no, si era drogato di nascosto. Quindi lui, poverino, era drogato. E eh, come vi ho raccontato, no? Lui è quello che eh, arriva per terzo, è quello che arriva con il pietrone e sarà poi quello che dà un colpo. Quello che dà è quello mortale, no? E dice che in realtà lui non voleva nemmeno partecipare, cioè si sarebbe tenuto in disparte e quindi guardava loro che facevano questo massacro, ma si teneva in disparte, ma visto che. Questi due lo stavano guardando malissimo, avevano in mano le armi e visto che lui stava fermo, insomma lo minacciavano senza minacciarlo veramente, ma guardandolo con queste armi piene di sangue, lui si è spaventato e quindi per impressionarli e fare bella figura, visto che fino a quel momento non aveva aiutato, ha pensato bene di prendere il pietrone e fa fare il gesto più eclatante in quel momento. Ok, tra l'altro tantissima paura di questi due. Poi aggiunge un dettaglio che non mi stupisce più di tanto: ovvero che dopo l'omicidio loro sono andati a fare questa festa. Questa festa c'era anche Giustina. Quando si separano da Giustina, che lei torna a casa, gli altri cominciano a meditare di uccidere Giustina perché dicono: questa parla. Questa ci tradisce perché tra di noi siamo fratelli, patto de sangue, ma lei non ha mica partecipato all'omicidio. Lei non ha fatto il patto di sangue. Lei non fa parte della gang. Quindi dobbiamo uccidere anche lei. E si stavano organizzando di farlo, ma fortunatamente sono stati arrestati prima, compresa lei. Cioè... Wow! E pensate che tante volte si sono anche pentiti di non averlo fatto. <ride> no, no, Brown, no. Si sono pentiti perché, eh, infatti, nel senso, nella loro stronzaggine e cattiveria ci avevano preso. Perché poi è stata lei a incastrarli, è stata lei a dire eh, la verità e a confessare. Loro magari non avrebbero mai confessato, ma anche se non avessero confessato li avrebbero beccati comunque, quindi... Ehm, però si sono pentiti poi di non averlo fatto. Di, di aver ucciso Jason... No, proprio pentimento zero. Scusate che non faccio il gesto Elisa, toglie l'audio. <ride> pentimento zero, però pentimento di non aver ucciso Giustina quello tanto, eh. Quello no, proprio... Raga, io non credo che sta gente sia tanto recuperata o recuperabile. Eh? Cioè, non, non, non mi pare, non mi pare. Cioè, ne abbiamo visti di casi e la maggior parte di questi, il ragazzino che compie una cosa del genere va in crisi. Cioè, tu lo vedi che quando gli leggono la condanna. Oh, no, io la mamma, cosa ho fatto? Questi proprio. Cioè, è, è quello che mi. che mi lascia senza speranze, capito? Sono proprio pazzoidi, ma... Per la natura di quello che hanno compiuto, esatto, Albe, c'è cioè la crudeltà. È più recuperabile Edmund Kemper? Ha voglia, Eli! Ha voglia, ha voglia! Cioè, ma un serial killer è più recuperabile di gente così? Non ho i requisiti per un disturbo di personalità antisociale? Ma sì, può, può darsi può darsi eh, un disturbo di personalità antisociale, sicuro. Il problema è che innanzitutto bisogna vedere a che livello e a quale profondità tu manifesti questo disturbo, quando quindi, quanto quindi questo può essere controllabile. Ma comunque sia, non è stato riscontrato nessun disturbo psichiatrico da parte dei professionisti in questi, in questi ragazzi. Ho messo sul cazzo che lei si è fatta solo 17 anni perché comunque è complice di un omicidio premeditato. Esatto, lei è uscita all'età di 33 anni, se non sbaglio, cioè è stata dentro dai 15 ai 33 anni. E comunque è ancora giovane, si può fare tranquillamente la sua vita, l'ha completamente distrutta a Jason. Ha impedito a lui di eh, realizzare i suoi sogni. Di aiutare gli altri poi, anche perché lui era una persona che eh, continuava sempre a cercare di aiutare tutti. E però lei, comunque, dai, da 33 anni in poi, si fa la sua vita. Sì, 17 anni sono abbastanza per recuperarla, ma bisogna vedere anche a che livello lei si è stata recuperata o meno. Se l'hanno rilasciata, allora. In realtà il procuratore che hanno intervistato lui dice l'abbiamo rilasciata perché anche noi dobbiamo fare la nostra parte nel patto. Ma non è una cosa che ci è andata molto a genio. Quindi ah! Foto di Giustina da Grande ce l'avevo ma non ve l'ho messa. Aspetta che magari la trovo. Mm -hmm. Sì, trovata! Adesso la faccio vedere mo la faccio vedere. No, perché questo? Aspettate un secondo, eh. No, è in un formato che non me lo dà. Eccola. Tu tu invece dammelo, di nuovo Me mm, le da solo in, in... In un formato che non posso farvi vedere perché è web Smettila di darmi le cose in web Aspetta, vediamo se riesco a ritagliarla. Cosa mi fate fare qua mentre... Snipping. Scusate, snippo e arrivo. Tiri, tiri, tiri. Tiri. Quattro. Ok. Ok, ce la faccio, eh. Ce la faccio. Ok. Eccola. Questa è lei quando è stata rilasciata nel 2020. Ingegnere informatico, infatti, infatti, si può convertire, sì, ma poi ci metto tre anni. Considerate sì, che Anna Volpe si è fatto 11 anni con attenuante con le mani sporche di sangue e lei neanche ha ucciso più e minorenne, non sono... Sono anche due nazioni diverse, però, boh. Eh, sì, però lei ha accettato... cioè, tutta la questione della diabolicità, della, premedita della premeditazione e del mai dimostrarsi. Uh, pentiti, anzi, lei è quella che si è sempre mostrata come io so brava a manipolare gente perché soffica, perché poi io gli dico le cose e loro seguono l'odore della mia vagina e fanno tutto quello che voglio. Quindi è sempre stata molto quasi orgogliosa di essere più furba degli altri o più. Come dire, più sexy ecco. <silence>